a tutti. Allora, questa sarà l'intro di un video un po' particolare, perché vi lascerò adesso 10 minuti di clip, di me con Laura. È una clip che ho registrato a luglio, praticamente circa intorno a metà luglio. Perché in quella clip in realtà io già vi spiego, cioè, anzi, insieme vi spieghiamo, un po' come è fatto il prodotto, eccetera, e vi diciamo già tante cose. Quindi, poi ci rivediamo con la me di adesso, cioè di settembre, a fine video, dove vi parlo un po' dei risultati che ho avuto su altre mie amiche, compresa me. Quindi, intanto vi lascio al video con Laura e ci rivediamo subito dopo. Il coso là. Va bene, siete molto molto precari, però. Ma è avviato? Sì, l'ho avviato. Ok, no, io non ho gli occhiali per fare la figa e quindi non vedo il numero sotto. Allora, sono qua da Laura perché quando mi è arrivato questo prodotto, perché molte cose l'avrò già detto all'inizio, ho pensato che poteva essere utile provarlo, farlo provare a lei, che oltre ad aver già provato le bende, anche lei della cinica, avendo proprio una morfologia diversa dalla mia, che tende a soffrire più di ritenzione idrica, magari si poteva vedere appunto qualche risultato in più. Quando voi vedrete questo video, io ancora non ho provato questo prodotto, devo dire che ero un po' così, ho detto, non è che abbia molta voglia, perché so che su di me non potrebbe non avere dei grandi risultati. Poi magari mi sbaglio, questo lo scoprirò dopo, quindi lo saprete dopo questa clip, e quindi ho detto proviamolo, provo con le. Dopo averglielo fatto provare, adesso mi è venuto lo schifizzo. Perché? Raccontaci la tua esperienza. Allora, intanto il tipo di benda è molto più comoda e funzionale rispetto a quella delle Slimmy. Allora, all'inizio sono rimaste male perché è uscita una benda unica, mentre la Slimmy sono due tubolari piccoli. Queste, oltre ad essere un pochino più spesse, probabilmente perché comunque possono essere riutilizzate, rimbibendole, Reimbibendo. con il Reinventate liquido, sono più alte. E anche più lunghe, quindi con una benda si fanno tranquillamente a tutte e due le gambe e anche la zona della pancia. Ora, io sono bassa, però ho ripassato parecchie volte, quindi sì, anche una infatti io ho persona pensato più che alta, ma poi quando le laverò, le lavo, le sciacquo, le taglio a metà, perché così secondo me è più facile. sì, anche Però si riesce lo stare, stesso però anche senza tagliarla. non si arrotolano, è più difficile lasciare degli spazi aperti, perché per esempio con quelle Slimmy classiche, che sono proprio più corte, Solo chi l'ha fatta può capire questo sì, problema. cioè, devi stare attento a far combaciare nella zona dietro del glutei, soprattutto nel mio caso che non sono Si esattamente arriccia. piccoli, si arriccia e quindi se lo fai troppo stretto poi diventa scomodo tenerlo per un'ora. Se lo fai troppo lento si arricciano e quindi praticamente hai dei micro tubicini piccoli. Hanno un odore spaziale, Spettacolare. Cioè, spettacolare, mamma che ti mia. dà l'impressione di essere in una spa. Perché è gradevole, però non è nemmeno eccessivo e quindi alla fine fa il suo dovere. Sono molto 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 imbevute, quindi assolutamente metterle dal piatto doccia, perché già mentre le applicavo colavano un po' di liquido. Rispetto a quella della cinica, anche quando, a parte che io quando metto quella della cinica subito dopo mi devo andare a lavare le mani perché ho sta patina bianca e che mi secca da morire. Queste invece non lo fanno, quindi non c'è né la sensazione di pelle che tira o di sta patina che si secca sulle gambe mentre le usi, e anche quando le togli, le Slim io mi devo comunque lavare, anche se non è indicato farlo, perché comunque quel po' di Per principio tu lo lasciare. togli. Solo che c'è questa patina che si secca, che è veramente fastidiosa, se non mi lavo impazzisco, cioè non riesco neanche ad andarci a dormire. Infatti queste le ho tamponate dopo che ho tolto le garze, le ho tamponate un bel po', ho aspettato. Loro dicono di utilizzarlo ovviamente con un loro prodotto siero, Insieme. che è studiato sicuramente per lavorare di più in Sì, sinergia infatti. anche come principi. Io ho usato la mia crema anticellulite e anche lì quel senso un po' di appiccicoso, che poi al tatto ha lasciato la pelle liscissima e morbida. Anche sicuramente un po' per il caldo, c'avevo questa sensazione un po' da appiccichino, però mettendo poi la crema è sparito e ho perso veramente. Infatti adesso diciamo anche, a parte vediamo i numeri che Sì. abbiamo riscontrato, ma poi un'altra cosa che abbiamo notato, che a me non è successo con le band, ma neanche a te, il rossore. Ah, è vero, è vero.
Un rossore però proprio da microcircolo, perché sì, non avevo né non fastidio a livello di prurito, prurito, fastidio, come può essere una reazione un po' più, tra virgolette, allergica o un po' troppo, che alcune cose le possono dare anche serie, cose anche cellulite. Invece questo era rosso, stimolato, senza nessun tipo di fastidio dietro e comunque una sensazione di leggerezza mai vista. Allora, io tra l'altro le slim le avevo fatte la settimana scorsa, anzi l'ho fatta domenica, oggi è venerdì, quindi è passata meno della settimana indicata, e quindi il paragone anche a memoria fresca da breve utilizzo. Sì. E io stamattina mi sono allenata e ovviamente quando mi alleno ho un pochino poi più di gonfiore, fastidio nelle ore successive, il caldo, insomma, quindi questo è il periodo un po' più critico per quanto riguarda la sensazione del gonfiore sì. alle gambe. Ed effettivamente ho provato una bellissima sensazione di sollievo dopo che ho tolto le bende. Questo sollievo non sì. l'avevi sentito con... La settimana no. scorsa non aveva fatto assolutamente questo... Beh, comunque tanto adesso tu continuerai con le bende, con sì. le prese di Mi. Io ce le ho in realtà, quindi adesso vediamo, sono indecisa se fare prima le Slim Me e poi queste o viceversa, devo vedere. Forse prima rifaccio le Slim Me, perché le Slim Me le ho fatte tempo fa, quindi non mi ricordo più tante. Però prima impressione è stata veramente molto molto positiva, più di quello, non mi aspettavo granché, devo essere sincera, perché detto sì, ci sono sicuramente molti più attivi all'interno, la caffeina, l'estratto di edera, la centella asiatica, estratto d'ananas, camelia, cipresso, c'è un bordello di roba. Per esempio la centella può avere, era una di quelle che attiva circolo, il circolo. Sì, sì, che infatti viene usata anche per le sì. occhiaie. Quindi vedremo come è andata su di me. Sì, poi sì. c'è la comodità di... Allora, ovviamente quelle della Cinega su 4 monouso sono già pronte, però fare un trattamento del genere non è il problema di sciacquare la benda e rimetterla al riposo, no, perché prende un tempo relativo. Beh, lo posso fare anche qua dentro stesso, cioè, sì. le riavvolgo qua dentro, ci metto il liquido. Sì, perché si richiude tranquillamente e ovviamente c'è un consumo minore, quindi anche per chi è più attento sì. nell'ottica di diminuire i rifiuti, anche questo è comodo. Sì, se non lo vuoi usare almeno 4 esatto. volte. Come tutte le band, ovviamente se avete uno alle unghie particolarmente lunghe, stare un po' attenta, perché comunque la base è una garza, quindi ovvio esatto. che per quanto possa essere più spessa, ecco. Però queste comunque sono più spesse, quelle della Cinica è già più facile che se le tendi troppo qualche... Comunque a livello di risultati, adesso stavo pensando che guardando i numeri qua, nelle altre cose non vedo particolari differenze, perché vedo che le differenze sono poche, però quella più eclatante è stata qua. La pancia, dove tra sì, l'altro sotto l'ombelico c'entra poco anche il fatto che tu ti sei allenata oggi, secondo me, la pancia, perché il muscolo non è che lì, quello è viscerale, cioè, sì, no, questo è proprio un aspetta, sovrappeso. 2,5 cm in meno, cioè 2,5 sono tanti, perché nelle altre magari c'è un centimetro, sì, c'è un centimetro di media, mezzo centimetro, sì, di media è un centimetro, ma 2,5 cm di pancia sono tanti, infatti per questo, anzi io mi concentrerò lì perché quello è il mio problema, stasera riprenderò principale. Ecco, perché diciamolo, ovviamente, cioè, sembra scontato, ma non lo è. No, non è una cosa fissa, cioè non è permanente. Soprattutto chi come me tende ad avere problemi di ritenzione idrica e quindi comunque al di là dell'allenamento, del caldo, che sono tutti fattori che un po' possono accentuare il problema. È un coadiuvante. Però un minimo di ristagno, di riformazione ci sarà sempre, perché comunque c'è la base della circolazione, la pianta del piede e tutto quanto. Però farlo, soprattutto il periodo estivo, che nel mio caso è quello critico. È quello critico. Adesso ovviamente col periodo particolare non giro più come prima, quindi non sto tante ore in piedi, non cammino più tanto perché a parte il giorno a settimana lavoro da casa alla scrivania. Però comunque già nel periodo estivo la serie di trattamenti la faccio proprio perché sennò ho proprio... Ma guarda, io mi concentrerò nella pancia, tutto nella pancia me la metto. 12 giri. C'è un salame nella pancia. Che tra l'altro è un punto per me critico, perché anche altri tipi di trattamenti, a me la risposta sulla gamba, anche se il centimetro o meno, me la fanno quasi subito. Mentre nella pancia è difficile che uso un prodotto di questo tipo e mi fa perdere così. Va bene. Tanto.
Beh, allora noi ci aggiorniamo con quando farò io il mio trattamento, così vi dico come va. Non poi vi non... aggiorno se eventualmente sì, esatto. So anche con le bende. Non garantisco, però ci provo, se riesco a farlo provare un altro. Ragazzi, è fenomenale, è fenomenale. Non volevo saperlo perché adesso ho voglia di comprare una roba. Credo che da là, da lontano non si vede tanto, vediamo se ti avvicini leggermente. Allora, mi sono fatta prendere la mano perché... Bellissimo. Sono talmente tanti belli, io no, non regge proprio con la mia ring light, insomma. Io ho fatto delle clip che ho messo nel video degli Swatches con le luci sole, ombra, una luce artificiale. No, bellissimo. Hanno dei riflessi incredibili, si stendono benissimo col dito, si stendono col pennello, anche perché io sono dei pennelli ancradabba. No, vabbè, ancradabba. Citazione. Va bene, dai, chiudo che sennò... Posso citazione? Bacio col dito. Ciao. Allora, intanto già con Laura vi abbiamo parlato un po' dei pro di queste bende. Come sapete, io ho già provato, feci già un video tanto tempo fa sulle bende Slim Me dell'estatista cinica. Vi faccio vedere, in questo momento mi è rimasta solo la scatola perché le bende le ho finite, nel senso che ne avevo altre due, ma le ho date a mia mamma per fare altre cose, insomma, perché utile comunque anche in altre situazioni, tipo gonfiori, vari, eccetera. Quindi io di fatto le ho usate due volte, e soprattutto le ho usate una settimana prima di provare queste di Purofi. Queste di Purofi mi sono state inviate dall'azienda, ringrazio Daniela, che tra l'altro conosco, ci vediamo sempre in fiera ogni anno di solito, però una cosa che non vi abbiamo fatto vedere con Laura sono proprio le bende. Mi dispiace non avere fisicamente più, perché non mi sono dimenticata di conservarle, quelle di Vera Lab, ma se avete presente io vi faccio vedere la larghezza delle bende di Purofi. Innanzitutto vi dico che alla fine non le ho tagliate, l'ho mantenuta come benda unica per comodità e sinceramente non ho avuto neanche particolari difficoltà. Però la cosa importantissima è appunto risaltare il fatto che, e secondo me già solo per questo, per questa cosa, secondo me vale più prendere queste di Purofi. Sono molto più larghe, questa cosa vi assicuro che le rende molto più facili da mettere e da tenere, perché quando sono più strette vi si arrotolano continuamente. È una roba che di per lì non ci fai caso perché pensi vabbè sono così, amen. Ma dopo aver provato queste vi assicuro che fa la differenza ed è più resistente, perché come dicevamo anche con Laura appunto è un po' più spessa perché giustamente è pensata per essere utilizzata altre volte. Questa è stata utilizzata 5 volte in realtà, mi sa, sì, io, Laura, sì, è stata usata 5 volte, quindi in realtà una volta in più, volendo sarebbe ancora utilizzabile. Sì, c'è qualche buchetto perché con le unghie qualche buchetto qua e là, tipo qua, ma sarebbero ancora utilizzabili. Allora, io ho ricevuto la confezione perché viene venuta in questo modo, confezione con rotolo, quello che avete visto, già imbevuto, chiuso ermeticamente. Dopodiché ho ricevuto altre 3 ricariche che sono vendute separatamente. Il rotolo più i pantaloni che ci sono all'interno di cartella, esattamente come quelli di Vera Lab, è già imbevuto, costa 20 euro, le ricariche costano 14, quindi in totale, volendo paragonare il costo, 4 trattamenti di Purofi costano 62 euro, quelli della cinica costano 77. Su Purofi o il primo ordine avreste il 10% di sconto, c'è proprio un codice che vi danno di benvenuto, 10%, quindi 6,20 euro in meno. Quelle di Vera Lab potreste trovarle con uno sconto 20 se quando fate, no, col compleanno è più alto, vabbè, comunque potreste beccare qualche altro codice sconto. Io ho il 10% con il mio codice che di solito lascio sempre giù. Però vi dico sinceramente, dopo averle provate tutte e due, adesso vi dico anche cosa è successo con le mie amiche. Io onestamente trovo tanti punti a favore di quelle di Purofi, a partire dal prezzo, che già ovviamente sono comunque 15 euro in meno, punto primo. La grandezza delle bende e soprattutto il contenuto, la sensazione che, come abbiamo già descritto con Laura, di comfort, di non lasciare sta pelle appiccicosa per colpa dei sali, eccetera. E in realtà non ultimo ovviamente anche il risultato, anche se sul risultato secondo me è stato molto variabile nei 5 esperimenti che io ho fatto. Tanto vi starete chiedendo come ho fatto a usarla 5 volte se di ricariche ne avevi 3 più 1, perché in realtà ho capito che innanzitutto il contenuto di un barattolo è veramente tanto, quindi non usandolo tutto ma magari 3/4 si riesce a fare tranquillamente un trattamento, per cui alla fine sono riuscita a farne uno in più, non ho recuperato uno in più.
questo volevo dirlo, perché vi regolate voi, ovviamente. Quindi anche se i risultati sono stati diversi da persona a persona, cioè su chi ha funzionato di più, chi ha funzionato di meno, secondo me ci sono comunque altri punti a favore di quelle di Purofi. Detto questo, i risultati, allora, per quanto riguarda Laura, ne abbiamo già parlato, vi ho già detto, lei ha avuto un netto diciamo miglioramento sulla pancia. Ci dovrebbe essere bisogno di ripetere queste cose perché l'ho già detto nel video precedente. Non è che i centimetri che perdete con questo trattamento voi non li riprendete più. Bisogna ovviamente abbinare anche lì un'alimentazione, un movimento, eccetera. È un trattamento straconsigliato a chi però ha veramente seri problemi di ritenzione, di gonfiore, di stanchezza alle gambe, eccetera. Su di me vi dico che tipo di risultato ho avuto. Io avevo fatto le bende Slim Me il 14 luglio e pesavo la bellezza di 76,3. A oggi, quindi agosto, esattamente 2 mesi dopo, ho peso 3 kg in meno, quindi ho perso in 2 mesi 3 kg. Sono pochi, però in realtà, nell'ottica di una perdita di peso graduale e si spera anche di mantenimento, va benissimo, sono contenta. Allora, io con le bende Slim Me, praticamente, lo sto riguardando perché non me lo ricordo manco io, l'ultima volta che ho fatto il trattamento ho perso solo mezzo centimetro di culotte, praticamente, e mezzo centimetro sopra il ginocchio. Quindi di per sé non avevo avuto un grande 100 grammi di peso, di per sé non avevo avuto un grande, diciamo, risultato. Però questa cosa può essere anche, diciamo, variabile sul momento. Cioè, metti che avevo una stanchezza particolare, un caldo particolare, insomma una serie di circostanze. Però questo è. Quando ho fatto il 21 luglio, quindi esattamente 7 giorni dopo, quelle di Purofi, io ho perso, innanzitutto già pesavo, in quella settimana lì avevo perso un po' di peso, perché da 76,3 a 75,5, quindi quasi un chilo, 800 grammi. Con la band come peso avevo perso 400 grammi, mezzo centimetro sopra il ginocchio di nuovo, un centimetro a metà coscia, mezzo centimetro interno coscia, mezzo centimetro di culotto, vabbè, molto relativo quello, un centimetro di vita e niente di sotto l'ombelico, niente. Quindi questo, diciamo che in definitiva io avevo perso sì qualcosa, però diciamo che al di là di quello che ho avvertito sicuramente è una sensazione di benessere, di piacevolezza, ecco, alle gambe, di leggerezza e poco più. E questo, insomma, questo è stato il risultato. Dopodiché io ho provato le bende su altre 3 mie amiche. Due di queste sono più o meno simili come conformazione a Laura, quindi sono di conformazione ginoide, quindi una conformazione che tende a accumulare liquidi nella parte bassa del corpo e soffrire di ritenzione ed eventuale cellulite. Mentre l'altra mia amica è esattamente come me, quindi androide, quindi che tende ad avere grasso viscerale, quindi accumulare nella pancia e meno problemi di ritenzione. I risultati sono stati abbastanza sorprendenti, adesso vi dico perché. Sulla mia amica Alessandra, perdita di peso zero, quindi quella che soffre, una di quelle che soffre di ritenzione, ginocchio zero, abbiamo avuto una perdita di mezzo centimetro, no scusate, abbiamo avuto la perdita di un centimetro e mezzo a metà coscia e un centimetro e mezzo di interno coscia. Culotte praticamente uguale, di vita uguale e di sotto l'ombelico praticamente uguale. Quindi non c'è stata una perdita di peso, ma come se ci fosse stata una ridistribuzione dei liquidi praticamente. Tutto ciò sono tutti fogli, foglietti, eccetera, dove ho scritto le cose. Quindi è andata benino, cioè abbastanza bene secondo me. Forse, giustamente lei forse è rimasta un po' male perché pensava di perdere peso, ma il peso è relativo in questo caso, anzi, più che mai relativo. Dopodiché l'ho provata su un'altra mia amica, anche lei appunto con problemi di ritenzione, che si chiama Agnese. Se stai guardando questo video ti saluto, anche Alessandra saluto, anche Laura saluto, ovviamente di Laura vi lascio il link del suo canale, le altre non hanno un canale YouTube. Allora, su Agnese abbiamo avuto una perdita di peso piccola di 100 grammi, quindi poco, mezzo centimetro di ginocchio, udite udite, 2 centimetri a metà coscia. Per tutto il resto praticamente non c'è stato granché, tranne un centimetro e mezzo sotto l'ombelico. Questa cosa di metà coscia è importante perché lei stessa mi ha detto che anche la sua
estetista, insomma, dove fa a volte trattamenti, eccetera, ha detto che lei ha la ritenzione localizzata in quella zona lì, cioè i maggiori problemi ce l'ha lì. E quindi ci sta, cioè secondo me è un risultato coerente. La cosa più eclatante è stata sull'altra mia amica Paola, che lei appunto ha la conformazione Android come me. Perché? Perché c'è stato innanzitutto, vabbè, 300 grammi di perdita di peso, ma diamo la giusta importanza, mezzo centimetro sopra il ginocchio, nessuna differenza nelle altre cose, tranne che culotto un centimetro e, udite udite, ben 2,5 centimetri sotto l'ombelico, che è stato il risultato più eclatante. Anche se in realtà la cosa che più ha stupito è stato che lei mi ha, ci siamo riviste qualche giorno dopo, e ho detto devo dire una cosa, perché mi ha detto che l'indomani, noi ci siamo viste al pomeriggio, l'indomani lei ha mangiato come al solito, quindi non è che abbia cambiato chissà qualcosa, ma l'indomani mi ha detto di essersi ritrovata tipo un chilo in meno. Ora, non è che un chilo si volatilizza così, c'è stato secondo me si è sgonfiata improvvisamente, non so per quale motivo. Su questo la spiegazione se alzo le mani, però lei mi ha detto che si è sentita molto più leggera, è come se l'azione drenante fosse continuata e appunto l'ha aiutata a scaricare ancora un po' più di liquidi, perché comunque non è che liquidi noi androidi non ne teniamo, però ecco, sicuramente mediamente meno. Una cosa che mi stavo dimenticando di dire: l'effetto andrebbe potenziato applicando dopo il siero anticellulite, che appunto c'è sempre di Purofi, che io però non ve ne parlo perché l'ho usato per un po', poi ho smesso, voglio ricominciare a usarlo con costanza mattina e sera e parlarvene più in là. Vi confermo anche io la sensazione di non sentire l'esigenza di risciacquare il prodotto, che non andrebbe risciacquato proprio perché continua ad agire in realtà, mentre quelle di Vera Lab insopportabili, io non riuscivo a tenerlo, cioè dovevo sciacquare comunque perché sto sale che rimaneva in superficie era fastidioso oggettivamente, come quando andate al mare, in un mare particolarmente salato, e vi rimane il sale sulla pelle, vi dà fastidio, stessa cosa. Quindi in definitiva, se dovete comprare le bende, se dovete o ricomprare le bende e avete usato quelle di Vera Lab, io vi straconsiglio queste di Purofi, che secondo me vincono sotto tanti aspetti: prezzo in primis, comodità di utilizzo, profumo paradisiaco, e comunque anche perché all'interno ha un sacco di attivi che non sono solo i sali di Epsom, perché poi quello è il discorso. E anche se rimangono in superficie, riescono comunque ad agire, perché uno potrebbe fare quell'obiezione lì, no? Anche io per prima l'ho detto, però oggettivamente qualcosa fanno anche loro. Io spero che questa recensione, anche se forse confusionale, non lo so, vi sia stata utile. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!